Ambiente, sviluppo sostenibile ed energia sono queste le sfide dei prossimi anni, sfide che vedono in prima linea il Parco delle Colline Metallifere, da anni protagonista di una evoluzione green che vede al centro proprio il suo territorio. Questo territorio, diciamo che nella sfida, diciamo nel campionato per vincere questa sfida, è già messo, secondo me, nella posizione alta della classifica, perché ha cominciato a scommettere su queste nuove sfide 20 anni fa. Oggi il convegno sta dimostrando che quello che il parco ha fatto partire già da numerosi anni sta diventando una realtà in crescita enorme. La cosa veramente nuova di questo territorio è che, essendo partito dall'aspetto minerario, poi dall'aspetto della biodiversità, poi dall'aspetto dell'energia, adesso si parla di green economy. Tutte le imprese turistiche, agricole, energetiche, di mobilità che si alleano con il parco e con i comuni per fare squadra. Questa cosa sta funzionando e sta diventando un esempio anche per gli altri parchi italiani. Quindi io sono molto contento di vedere come sta crescendo ed è una buona pratica a livello italiano e forse anche a livello europeo. Il Parco delle Colline Metallifere non soltanto come strumento per valorizzare il patrimonio storico archeominerario di questo territorio, ma anche per vincere le sfide dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Questa è la strada, del futuro di questo territorio. Beh, assolutamente, direi che è straordinario come un organismo che parte appunto dalla tutela e valorizzazione del patrimonio minerario si evolva e ragioni di, come dire, di trasportare, no, questa società verso le sfide del futuro, che non sono più un'opportunità, ma direi che sono una grande necessità, visti gli stravolgimenti mondiali che stiamo vivendo. Quindi non ci dobbiamo più pensare, ma dobbiamo veramente sempre più ragionare perché il nostro territorio sappia raccogliere le sfide che abbiamo davanti, che sono di carattere economico, che sono di carattere ambientale, che sono di carattere sociale. Cioè, abbiamo la necessità di un ripensamento a tutto tondo del nostro modello di vita. Il Parco delle Colline Metallifere ha avviato questo percorso, ormai da alcuni anni, quando ha ottenuto nel 2014 la Carta Europea del Turismo Sostenibile e ha cominciato con gli operatori del territorio a lavorare sulla sostenibilità, appunto, del territorio. Ora, questi temi sono oggi assolutamente all'ordine del giorno. Si parla di, naturalmente, transizione ecologica, di green economy, di green community. La nostra riflessione è proprio su questa parte che noi abbiamo affrontato, successivamente alla Carta Europea del Turismo Sostenibile con il piano della Green Economy delle Colline Metallifere. È un lavoro avviato con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e che vede tutta una serie di partner, dai comuni a tutti gli operatori del territorio, per individuare intanto definire lo stato dell'arte del possibile sviluppo di green economy sulle colline metallifere, quindi una serie di dati, un database immenso in cui si è studiata la situazione attuale e poi lavorare tutti insieme per progettare per il futuro percorsi verso un'economia green alla quale il nostro territorio pare essere veramente vocato.